Vincere oggi significava alimentare ancora le speranze di tagliare il traguardo per prima. Quindi era una partita che chi sbagliava o il pareggio non serviva a nessuno, così penso sia rimasta adesso una corsa a due fra San Marco e Paolana per la vittoria finale. La squadra ha espresso quello che doveva. Penso che abbia meritato la vittoria, i ragazzi sono stati encomiabili tutti quanti. Su tutti metterei il capitano proprio per il cuore, la grinta e la determinazione che oggi ha messo in campo. E, niente, devo dire bravi a tutti, bravi a credere ancora che la Paolana possa realizzare il sogno della promozione. Sicuramente venire a giocare a Paola e creare tante occasioni da rete e non concretizzarle purtroppo ti lascia l'amaro in bocca. Io avevo detto ai ragazzi di essere più cinici possibili perché contro la Paolana è uno scontro dove quello che ti davano bisognava, oppure quello che tu riuscivi a creare dovevi cercare di concretizzare. Questo non è stato fatto, loro invece con la prima occasione hanno messo la palla dentro e si sono portati a casa questi 3 punti. Purtroppo il calcio è fatto di episodi, a noi è un momento in cui gli episodi ci stanno girando male. Anche nel 90esimo quella palla ribattuta sulla linea di porta la dice lunga, insomma, su questo momento. Spadafora, un gol per te, 3 punti per la tua squadra. In realtà è qualcosa di più, visto lo scontro al vertice che oggi aveva impegnata la Paolana con la Promosport. Beh, sì, sicuramente era una partita molto importante. Visto i risultati anche del San Marco di ieri, che ha vinto tra le mura amiche, era importantissimo non sbagliare e non perdere colpi. Certo, un pareggio tagliava fuori un po' forse tutte e due le formazioni, però restiamo in corsa per questo campionato. Speriamo di andare fino in fondo e di passare per l'eccellenza tra la porta principale.